Quando Luana D'Orazio è stata agganciata e inghiottita, l'orditoio, privo della saracinesca di protezione, girava a velocità sostenuta e si è fermato solo quando qualcuno che era lì vicino ha staccato l'interruttore. Da quando il corpo è stato tirato via, quando il macchinario è stato bloccato, sono passati pochissimi secondi, sufficienti però a fare della giovane mamma, 22 anni appena, l'ennesimo morto sul lavoro. Sarebbe questa a grandi linee la dinamica dell'infortunio che lo scorso 3 maggio è costato la vita all'operaia dell'orditura Luana, azienda con sede a Oste. A 5 mesi dalla tragedia l'inchiesta è chiusa. 3 gli indagati accusati di omicidio colposo e rimozione delle cautele antinfortunistiche. I coniugi Luana Coppini e Daniele Faggi, titolare e gestore di fatto dell'azienda, e Mario Cusimano, tecnico addetto alla manutenzione del macchinario. L'ipotesi emersa nelle prime ore dell'indagine, cioè la manomissione dell'orditoio per fare in modo che funzionasse anche a saracinesca sollevata e dunque senza la protezione tra il subbio e il lavoratore, aveva già trovato conferma ed è il punto centrale dell'accusa che attraverso altre verifiche ha ricostruito i vari livelli di responsabilità degli indagati. La perizia della procura avrebbe rilevato un'ulteriore anomalia, una staffa sporgente a cui l'operaia sarebbe rimasta attaccata con la manica della maglia e da qui risucchiata dagli ingranaggi. Sarebbe questo il motivo per il quale durante le indagini si è parlato dell'abbigliamento non conforme alla mansione. La procura ha anche ordinato un accertamento utile a misurare gli effetti della manomissione sulla produttività e redditività del macchinario. La Guardia di Finanza ha lavorato diverse settimane stabilendo, pare, che a saracinesca alzata l'orditoio avrebbe incrementato la sua produttività dell'8%, senza però riuscire a dire se e di quanto sarebbe aumentato il fatturato. Non è escluso che consentire al macchinario di funzionare anche senza la protezione antinfortunistica servisse solo a rendere più fluido il lavoro, senza che ciò rivestisse un particolare interesse economico.